Buonasera a tutti, ai presenti e a chi ci segue da casa. Prendo la parola sulla questione Rocca Brivio. In tutta franchezza, il consigliere Di Gangi ha spiegato il motivo della mozione Rocca Brivio per le due cose. Io, quando l'ho ricevuta, mi sarei aspettato, quantomeno all'interno del testo della mozione, qualche indicazione su quello che è Rocca Brivio, no? Anche perché molti lo sanno, però qualcuno non sa che cosa sia Rocca Brivio. Poi, come proposta, mozione urgente, Rocca Brivio, quantomeno mi sarei aspettato una proposta per fare qualcosa invece su Rocca Brivio. Invece, niente, si parla soltanto che si è costituito un comitato promotore presentato circa un anno fa con nome Ecomuseo della Vettabbia dei Fontanili e della missione del comitato, dell'identificazione del territorio e quant'altro. Allora, io mi chiedo a questo punto perché aderire? È vero, come spiegava adesso il consigliere Di Gangi, la natura del comitato va nell'azione del bene comune, che non si sovrappone ad altre realtà già esistenti. Ma io so che per quanto riguarda la situazione nostra, come comune del Sud Milano, facciamo già parte del parco agricolo, che ha un territorio ben definito, con regole ben definite per la salvaguardia del territorio e delle infrastrutture presenti, compreso anche gli edifici. C'è anche il Parco della Vettabbia, che ha sede di fronte all'Abbazia di Chiaravalle e che funziona da anni benissimo, con visite guidate ai mulini presenti in zona, lo studio delle marcite e la possibilità di fare passeggiate in qualsiasi momento. C'è un'associazione Rocca Brivio che esiste dal 68, che per diversi anni con l'associazione che era adesso del Veneto, adesso non mi viene, ma io avevo colui che gestiva quell'associazione lì, Rocca Brivio, era un mio collega, il professor Berlasso, Filippo Berlasso, che era anche un padre di questa congregazione, e che ancora esiste l'associazione Rocca Brivio, che ha organizzato proprio un incontro sabato scorso per cercare di salvaguardare la situazione e salvare Rocca Brivio dalla vendita. Poi il comune fa parte, rientra già nella Smarland, la cui rete fornisce già supporto. Allora, adesione Consigliere, ad un altro. le chiedo di andare a conclusione Sì, perché è scaduto il tempo. per la valorizzazione del territorio, no? Perché aderire? Al momento, da quello che sappiamo, solo il comune di Pantigliate ha aderito. Come mai Melegnano, che avrebbe più interesse, non ha aderito? Come mai San Giuliano ancora non ha aderito? Nel 2019, l'8 aprile, noi come Commissione Affari Cultura, Affari Generali, proprio il consigliere Di Pasquale esprimeva le proprie perplessità in quanto tutte le iniziative di Rocca Brivio si svolgono nel comune di San Giuliano. Consigliere, chiuda per Adesso favore. ho chiuso, non entro nel merito dello statuto perché ognuno fa il sopra, però ci sono dei punti, in particolar modo l'articolo 9, che andrebbe proprio rivisto, a mio parere. Ecco perché io dico, come consigliere e anche credo come partito, bocciamo l'adesione. Poi l'ecomuseo si può sempre fare. Grazie. Grazie. Consigliere Falbo.